Nel Vangelo di oggi troviamo una presentazione potente di uno scenario apparentemente anche inquietante, perché Gesù evoca i giorni di Noè, i giorni del diluvio, i giorni in cui due uomini stanno nel campo, uno sarà preso, uno sarà lasciato, e quindi evoca un'immagine a prima lettura potrebbe apparire inquietante. Ma se la leggiamo da un punto di vista pedagogico, troviamo un aspetto significativo, un aspetto interessante. Da un lato, l'insegnante soprattutto è chiamato a pensare che delle persone che gli sono affidate, talvolta capiterà che una sarà presa e una sarà lasciata, nel senso che qualcuno potrebbe avere un cammino fluido, tranquillo, sereno, qualcuno potrebbe incontrare un momento di fatica o addirittura andare incontro al rischio della dispersione scolastica. Ecco che però il messaggio che legge l'insegnante di fronte a una possibilità di questo tipo è quella di esserci, perché comunque di fronte alle persone, una delle quali sarà presa e una delle quali potrebbe essere lasciata, in fondo l'insegnante è chiamato a chiedersi: io che cosa posso fare perché nessuno resti indietro, perché non accada che uno sia preso e l'altro lasciato. Il passo successivo del Vangelo in realtà dà un messaggio ancora più mirato da un punto di vista educativo, da un punto di vista pedagogico. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Ecco, ancora una volta, l'invito, l'appello alla vigilanza è importantissimo per l'educatore o per l'insegnante da due punti di vista. Primo, per l'insegnante stesso, per l'educatore, di essere pronto, essere sveglio, perché lui non sa il giorno, l'ora, il momento, il minuto in cui dovrà cogliere l'occasione educativa, l'occasione formativa, il kairos, il tempo favorevole. Dall'altro lato è un'esortazione che si riflette sulle persone che crescono. Ciascuno di loro dovrà essere stimolato, educato a vegliare, perché quello che noi gli insegniamo oggi potrebbe servirgli sempre, in qualsiasi momento della vita, e non sa in quale giorno e in quale ora.